Cioè, il fatto che oggi si depositino esposte su dei fatti specifici è ovviamente per fare chiarezza, ma a me sembra che sia l'ennesimo, ma in questo caso in un momento particolare, l'ennesimo no oggi alla riapertura di quel CIE. Cioè, questo esposto è un monito immediato a dire con ogni mezzo alla procura, ma anche mobilitandoci, noi non ci staremo alla riapertura del CIE di Gradisca. Questa cosa viene ovviamente da un'enorme rete che in Italia sta lavorando per la chiusura dei CIE, e ricordiamolo perché forse qualcuno dà per scontato che i CIE siano una macchina che deve esserci, invece vorremmo ricordare che su 13 centri oggi in Italia ce ne sono ben 8 chiusi, e sono chiusi perché le condizioni all'interno erano talmente esasperanti che le rivolte hanno prodotto la distruzione di questi centri, mentre altri sono chiusi da alcune procure, per esempio quello di Crotone, che ne ha rilevato l'assoluta impossibilità, appunto, oppure come quello di Lamezia Terme, che viene considerato uno spazio che non può contenere delle persone. Ma io aggiungerei anche che ci sono decine e decine di amministrazioni comunali e di enti locali, come è avvenuto anche qua, ma anche in altre città, a Torino, a Bologna, a Milano, che si sono pronunciate rifiutando i CIE nel loro territorio. Allora, credo che questo, combinato a questa rete di movimenti e associazioni in tutta Italia, sia oggi il centro della questione, e ci fa dire che oggi, proprio in un momento in cui arrivano migliaia di persone sulle nostre coste, che fuggono dai conflitti in Siria, in Nigeria, nel Corno d'Africa, in Libia, in Egitto e in tantissime altre parti del mondo, e si discute di invasione, ecco, questo è proprio il momento di dire che i nostri territori devono essere attrezzati per costruire vera accoglienza, e certamente per farlo bisogna eliminare questi luoghi del non diritto e di privazione della libertà. Questo è quello che le reti di movimenti, associazioni e molte anche amministrazioni dicono a gran voce, e viene ribadito oggi per Gradisca, per il CIE di Gradisca, con questo esposto.